Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come a mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio. Mamma Santa, tu mi farai da mamma perché faccia vita perenne nella divina volontà e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Di Cielo, volume 4, capitolo 136, 3 luglio 1902. Continuando il mio solito stato, mi sono trovata fuori di me stessa dentro una chiesa e non trovando il mio adorabile Gesù, sono andata a bussare ad una custodia, ossia un tabernacolo, per farmi da lui aprire e non aprendomi, fattardita io stessa, l'ho aperta ed ho trovato il mio solo ed unico bene. Chi può dirne il contento? Sono rimasta come estatica nel guardare una bellezza indicibile. E Gesù nel vedersi si è slanciato nelle mie braccia e mi ha detto. E Gesù nel vedermi si è slanciato nelle mie braccia e mi ha detto. Figlia mia, ogni periodo della mia vita riscuote dall'uomo distinti e speciali atti e gradi di imitazione, di amore, di riparazione ed altro. Ma il periodo della mia vita eucaristica, siccome è tutta vita di nascondimento, di trasformazione e di continua consumazione, tanto che posso dire che il mio amore, dopo che è giunto all'eccesso, è anche consumato, non potendo trovare nella mia infinita sapienza altri segni esterni di dimostrazione d'amore per l'uomo. E siccome l'incarnazione, la vita e la passione e la croce riscuote amore, lode, ringraziamento, imitazione. La vita sacramentale riscuote dall'uomo un amore statico,
amore di disperdimento in me, amore di perfetta consumazione. E consumandosi l'anima nella mia stessa vita sacramentale, può dire di fare presso la divinità quegli stessi uffizi che continuamente sto facendo presso Dio per amore degli uomini. E questa consumazione trasfonderà l'anima alla vita eterna. Capitolo 137, 7 luglio 1902. Questa mattina, non vedendo il mio benedetto Gesù, mi sentivo tutta confusa ed umiliata, onde dopo aver molto stentato, quando appena si è fatto vedere dicendomi: Luisa, umiliata sempre con Cristo. Ed io, compiacendomi e desiderando di essere con Cristo umiliato, ho detto: sempre, oh Signore. E lui ha ripetuto: ed il sempre dell'umiliazione con Cristo farà cominciare il sempre dell'esaltazione con Cristo. Sicché comprendevo che quanto umiliazione subisce l'anima con Cristo è per amore di Cristo, e se queste sono continue, il Signore altrettanto la esalterà. E questa esaltazione la farà continuamente innanzi a tutta la corte celeste, presso gli uomini ed infine dinanzi agli stessi demoni. Luglio 28, 1902, capitolo 138. Continuando il mio solito stato, mi sono trovata fuori di me stessa ed ho trovato il mio adorabile Gesù, che non volendomi far vedere i guai del mondo mi ha detto: figlia mia, ritirati, non voler vedere i mali gravissimi che ci sono nel mondo. E nel dire ciò mi ha ritirata lui stesso, e nel condurmi ha ripetuto: quello che ti raccomando è lo spirito di continua preghiera. Questo cercare sempre l'anima di conversare con me, sia col cuore, sia con la mente, sia con la bocca, ed anche con la semplice intenzione, la rende tanto bella al mio cospetto, che le note del suo cuore armonizzano con le note del mio cuore. Ed io mi sento tanto tirato a conversare con detta anima, che non solo le manifesto le opere della mia umanità, ma le vado manifestando qualche cosa delle opere ad intra, che la divinità faceva nella umanità. Non solo questo, ma è tanta la bellezza che fa acquistare lo spirito di continua preghiera, che il demone resta colpito come da folgore e resta frustrato nelle insidie che tenta di nuocere a quest'anima. Detto ciò, è scomparso ed io mi sono trovata in me stessa. La prima cosa che ho pensato leggendo è che forse nella meditazione di questa mattina ho messo un po' troppa carne al fuoco, perché questi brani sono uno più bello e più importante dell'altro e da approfondire più dell'altro. Vediamo, al limite ne riprenderemo qualcuno nella prossima meditazione se i tempi dovessero protrarsi oltre misura. Il primo è semplicemente un capolavoro che mostra l'importanza assolutamente fondamentale, basilare, assoluta oserei dire, dell'adorazione eucaristica, cioè del tempo in cui stiamo davanti a Gesù Eucaristia. Tempo che dobbiamo fare carte false, ecco, per potercelo ritagliare nelle nostre occupazioni e per potervi trascorrere, soprattutto, ecco, andando proprio a cercare, se non abbiamo la possibilità. Abbiamo visto qui Luisa che ovviamente stava in estasi, no? Bussa a un tabernacolo per farsi aprire da Gesù, e non avendo aperto lei stessa, no? Che cosa ha trovato? Ha trovato una bellezza indicibile e ha trovato uno che le si è immediatamente slanciato in atto di amore nelle sue braccia. Allora, certamente l'adorazione si può fare davanti al tabernacolo, e già è molto, perché c'è solo il velo della porticina, ma è chiaro che le massime grazie profuse da Gesù sono, questo l'ha detto tante volte, anche in tante rivelazioni, a tanti santi e sante, quando lui è esposto pubblicamente negli altari.
Quindi quelle chiese benedette e fortunate in cui c'è l'adorazione perpetua, quelle parrocchie in cui si fanno momenti di adorazione, oppure quantomeno le esposizioni giornaliere del Santissimo Sacramento, sono quanto mai da frequentare. Quindi se noi sappiamo che dalle nostre parti abbiamo la grazia, la fortuna, perché sono abbastanza, grazie a Dio, ancora diffuse, di avere un posto dove Gesù sta esposto, e lì dobbiamo fare carte false per raggiungerlo. L'unica cosa che può un pochino avvicinarsi a questo è il prolungare il tempo del ringraziamento dopo la Santa Comunione, perché insomma Gesù è esposto dentro l'altare del nostro cuore ed è comunque un momento rilevante. Ma tutta la nostra vita interiore dipende da questo. E tutti i nostri benefici si trovano dall'Eucaristia, anche la Madonna stessa, la nostra Divina Maria, ci porta proprio inesorabilmente, invincibilmente all'Eucaristia, alla Messa, alla Comunione, all'Adorazione, perché lei sa, ed è sempre presente in tutti quanti questi atti, più di ogni altra creatura, cosa significa stare dinanzi a Gesù sacramentato, no? Gesù ne parla, dice sì, gli uomini possono tributare atti di amore alla mia vita terrena, alla mia passione, insomma, no? Che ne so, c'è la Via Crucis, ci sono i misteri del Rosario, dove si contemplano anche i misteri della vita di Gesù, specialmente dopo che San Giovanni Paolo II ha aggiunto anche i misteri luminosi. Appunto, dicevo, c'è la Via Crucis. Ci sono le ore della passione, insomma, no? Ci sono i giri che si fanno nel più pellegrinaggio della Divina Volontà, nei misteri della vita di Gesù, nei suoi miracoli, nella sua predicazione, tutto quello che vogliamo. Ma c'è un periodo della vita di Gesù, che è un periodo molto lungo. Gesù sono secoli che sta vivendo sulla terra nei tabernacoli. Cioè, io le omelie che faccio sempre e durante la solennità dell'ascensione, che Gesù sì, è salito al cielo con le sue membra fisiche, però è rimasto sulla terra con le sue membra eucaristiche, cioè con le specie sacramentali. Gesù non è mai lasciato, cioè se la terra fosse senza Gesù sarebbe un inferno anticipato, cioè insomma non è che è molto bello, però noi abbiamo le nostre oasi, speriamo che ce ne rimangano ancora a lungo, che sono le chiese dove sta Gesù. Gesù ci sta, non ci sta simbolicamente o metaforicamente, Gesù è lì. Il prossimo santo Paolo VI diceva, lo stesso modo con cui è in cielo, in corpo, sangue, anima e divinità, con l'unica differenza che occupa lo spazio attraverso le specie eucaristiche e non attraverso le membra fisiche. Quindi, cioè, lì è questo, che lì è tutto, cioè stiamo davanti, io con la fortuna di essere sacerdote, quindi ce l'ho le chiavi del tabernacolo, posso aprirlo quando voglio, cioè quando mi trovo insomma alla divina presenza a 20 centimetri da lui, cioè, insomma è tanta roba. Quindi Gesù dice, descrive la sua vita eucaristica, una vita di nascondimento, quanta umiltà che ci insegna Gesù nell'eucaristia, no? Non si vede neanche la sua umanità, diceva San Tommaso, si vede solo niente, si vede solo la materia inerte, non si vede né la natura divina, che non si vedeva manco prima, ma nemmeno la natura umana, di trasformazione e di continua consumazione. Gesù nell'Eucaristia sta in atto di consumarsi di cosa? Consumarsi d'amore per noi, consumarsi di atti che compie per la gloria del Padre, rifà tutto quello che non facciamo noi, cioè continua a fare nell'Eucaristia, questo si vede benissimo negli scritti, quello che faceva durante la sua vita terrena, fatti in continuazione, intercede presso il Padre, ripara per noi tutto quello che non facciamo, questo fa. E allora, cioè, questo è un eccesso, dice, che cosa altro potevo inventarmi? Quale altro segno esterno di dimostrazione di amore per l'uomo? Allora, questa vita sacramentale può e deve riscuotere, sentite che belle parole che dice Gesù, un amore estatico.
Cioè, davanti all'Eucaristia bisogna andare in estasi. Io scherzo sempre, dico, ci stanno le estasi incoscienti, che sono le estasi in senso stretto, ma quello non dipendono da noi, perché essere rapiti in estasi è operazione divina. Ma ci sono anche le estasi coscienti, cioè momenti in cui noi, ecco, raccogliendo tutte quante le forze del nostro essere, coroito della grazia, bussiamo alle porte di Gesù, lui ci ammette la sua presenza, quindi rimaniamo padroni dei nostri sensi, perfettamente presenti a noi stessi, ma stiamo fissi, concentrati nella contemplazione, nell'accoglienza e nel ricambio dell'amore di Gesù Eucaristia. Ancora, amore statico, amore di disperdimento in me. Questo è un termine tecnico che qui Gesù usa prima del tempo, diciamo così, no? Qui ci sono tanti prodromi della Divina Volontà. Noi sappiamo che un atto tipico della vita nella Divina Volontà è sperdersi in Gesù, disperdersi. Perdersi e sperdersi in Lui. Cosa che si può fare anche in Lei, tra l'altro. Perdersi e sperdersi. Quindi sono chiaramente operazioni dell'amore e avvengono davanti all'Eucaristia. Ancora, amore di perfetta consumazione. C'era una canzone di un cantautore italiano, che è Ron, cantata con Tosca, Vorrei incontrarti fra 100 anni, dove a un certo punto dice: ah, questo amore più ci consuma, più ci avvicina, no? È una canzone profana, una canzone cantata da uomini e donne di mondo, io non conosco, insomma, le persone, quindi non so se sono persone credenti, non credenti, se hanno una vita di fede, no, ma non hanno una vita di fede, ma l'essere umano conosce, almeno in qualche forma, anche a volte molto imperfetta, l'esperienza dell'amore, no? Dice: ah, questo amore più ci consuma e più ci avvicina. L'amore è un fuoco consumatore, quindi veramente ti consuma senza esaurirti, però, no? Come il rovito ardente che vide Mosè. E in questa vita sacramentale, cioè consumandosi l'anima, ma sentite che dice Gesù, può dire di fare presso la divinità quegli stessi uffici che io continuamente sto facendo presso Dio per amore degli uomini. E questa consumazione, questo si parafrasa con trasfonderà, ma il termine che usa Luisa è trasboccherà l'anima alla vita eterna, no? Gli sbocchi d'amore sono un'altra terminologia tecnica della vita nella Divina Volontà, no? Perché sono delle particolari esperienze, sensazioni spirituali che hanno vissuto questi grandi santi, che non ci sono termini per poterli esprimere. Allora devi ricorrere delle terminologie, quando delle sorte di neologismi, tipo lo sbocco d'amore, che significherà? Ecco, chi ha fatto qualche esperienza lo capisce, chi non ha fatto esperienza capisce niente, oppure può lontanamente immaginarsi, insomma, una cosa di questo genere, no? Cercando di cogliere il senso di questa espressione. La vita nella Divina Volontà è tutta così, e Gesù poi riprende questo discorso. Facciamo un saltino al terzo capitoletto e poi torniamo indietro un attimo al secondo, quando parla dello spirito di continua preghiera. Attenzione, no? E Gesù spiega benissimo, cioè la preghiera continua è un'aspirazione a cui le anime buone, devote, che desiderano sinceramente giungere alla santità, desiderano, ci tendono e fanno il possibile per raggiungerla. Noi sappiamo che la vita nella Divina Volontà porta a questa ininterrotta e continua connessione, che non è sempre vissuta nel formulare preghiere, no? Gesù lo spiega, questo cercare sempre l'anima di conversare con me, adesso vedremo, sia col cuore, sia con la mente, sia con la bocca ed anche con la semplice intenzione. Qui dobbiamo riflettere su queste cose, no? La rende tanto bella, adesso fermiamoci su queste cose. Quindi conversare con me, conversare con Gesù e parlare interiormente con Lui, cioè Gesù scrive negli scritti, la vita nella Divina Volontà, dice, tu devi fare
come se al mondo esistessimo solo io e te. Per cui sto facendo una cosa, ho bisogno, come dire, di un consiglio veloce. Dico, Gesù, che ti faccio in questa situazione qui? Vado, non vado, parlo, non parlo, sto zitto. Cioè, i rapidi consulti, no? Oppure semplicemente parlare con lui quando si passeggia, anche quando si lavora, prima che iniziamo a lavorare, in tante circostanze. C'è un'altra bella canzone, ecco. Mi pare che fosse di Giorgia, stamattina siamo ispirati con le canzoni, che diceva parlami d'amore. Ecco, di che cosa parliamo con Gesù? Con Gesù parliamo d'amore. Mi pare che faceva parlami d'amore, parlami di te, una cosa del genere, insomma. Mi pare che fosse Giorgia, insomma. La conversazione con Gesù, la conversazione frequente, la conversazione, cioè, due persone, cioè, io non ci ho avuto mai la moglie, però, insomma, so dalle esperienze della giovinezza, insomma, cosa vuol dire avere una persona a fianco di cui che tu ami, che sei innamorato, ci parli anche del più e del meno, ci parli che hai fatto oggi, cosa abbiamo fatto, ti confronti su piccole e grandi cose. E questa è una cosa da vivere con Gesù e o con Maria. Quindi si conversa con me e come? Con il cuore. C'è per esempio la famosa preghiera del cuore, no? La preghiera del cuore che si acquisisce è un ripetere con amore continuamente a Gesù le famose giacolatorie, no? Ah, qui ognuno troverà le sue forme, i suoi modi. Se uno apre l'inquirito dell'indulgenza, ci sono una montagna di piccole invocazioni indulgenziate, no? Ma anche se dire con amore, pronunciare anche mentalmente con amore, quindi il nome di Gesù e di Maria, dicono i maestri di spirito, è già una forma altissima di preghiera, perché è un'invocazione, invocazione di nomi dinanzi a cui sfuggono i demoni. Per cui se invochiamo il nome di Gesù e della Madonna, stiamo tranquilli che il demonio vicino non ci viene, eh? Possiamo proprio tranquilli, d'accordo? Col cuore, con la mente, a volte con la bocca. Parliamo ad alta voce quando facciamo la preghiera vocale, quando rispondiamo alla Santa Messa, quando facciamo la preghiera liturgica, la liturgia delle ore, il rosario in comune, insomma, no? Ed anche con la semplice intenzione, cioè quando facciamo un atto, io fare tutte le cose nella divina volontà, come dire, richiamare al volo, semplicemente nell'intenzione quello che abbiamo detto, l'atto preventivo e tutte queste cose qui, no? Quindi, un figlio della divina volontà è. Non è che prega, cioè certamente ha dei momenti di preghiera, come dire, dedicati, no? Però la sua vita è una preghiera ininterrotta, continua, anche quando non sta in atto di pregare in senso stretto, di dire preghiera, no? È la famosa connessione ininterrotta con la divina volontà. Quindi noi sappiamo che se io ho fatto con amore e con sincerità l'atto preventivo, il mio cuore adesso sta palpitando nella divina volontà, ogni palpito del cuore è un atto infinito, un atto eterno, un atto immenso, che produce bene, anche se io non ci penso al cuore che palpita, ma ci ho messo l'intenzione la mattina. Certamente poi non risvegliamo questa intenzione durante la giornata, nelle varie operazioni che facciamo con i cosiddetti atti attuali, no? Ma questo è proprio un orizzonte, è uno stato, è un ambiente, no? Perché per noi, cioè per un figlio della divina volontà, ma anche per una persona che vuole vivere un percorso profondo di santità, la vita di preghiera è esattamente, cioè io sono un essere umano, d'accordo? Noi viviamo in mezzo all'aria, d'accordo? Io non potrei campare cioè respiro in continuazione e ho l'aria che il nostro Signore ci ha donato, c'è cioè un suo ti amo che mi ha donato, un pesce campa nell'acqua, non campa nell'aria. Allora, la preghiera per un figlio di Dio, chiamiamolo più semplicemente così, è come l'aria per un uomo o l'acqua per un pesce. Questo, cioè, quindi è un ambiente in cui si sta, senza uscirne mai, cioè, se uno prova un attimo, sta pure un minuto semente senza respirare, muore, no? Cioè, un minuto senza respirare, già uno sta
sta mezzo in coma, sta. Ecco, questa dovrebbe essere la nostra preghiera. Gesù poi dice: chi prega in questo modo diventa tanto bella al mio cospetto che le note del suo cuore armonizzano con le note del cuore mio. Tanta roba questo è. Ed io mi sento tanto tirato a conversare con detta anima, cioè Gesù ci parla. Gesù ci parla non significa che ci appare e ci parla con voce sensibile, ma questa è un'altra cosa importantissima nel regno della divina volontà, imparare ad ascoltare nel silenzio Gesù che ci parla nel cuore, che lo fa in continuazione, in ogni istante, e ti dirà tante cose belle, sia le opere ad extra della Trinità nell'umanità di Cristo, ma sia tante cose che riguardano te, ma a volte addirittura i grandi misteri, le operazioni ad intra, cioè operazioni nascoste, quella che la divinità fa al suo interno o quella che la divinità faceva all'interno dell'umanità di Gesù. E poi Gesù ne avrebbe manifestate tante a Luisa, no? Perché la vita nella divina volontà non è altro che un alzare un velo sulla vita che Gesù ha fatto, sulla vita che Maria ha fatto e sulla via che prima di loro facevano Adamo ed Eva prima del peccato originale. Questa è la vita, questa era, sono le rivelazioni di Noè. È proprio alzare questo velo su ciò che non si vedeva. E ciò che non si vede, perché ho detto tante volte, un figlio della divina volontà non è uno che appare e compare, non si vede nulla dall'esterno, non si vede qual è il suo mondo interiore. Tanto si può percepire, si può quasi rubare qualche piccolo, come dire, accenno, qualche piccola spia, ma non si vede. Ancora, è tanta la bellezza che fa acquistare lo spirito di continua preghiera, chiaramente una bellezza interiore, che in parte ridonda però anche nell'esteriore, che anche se uno non sia per divina bontà e per divina grazia esteriormente bellissimo, quindi non abbia lineamenti particolarmente perfetti o appunto belli per qualche difetto naturale o per qualche altra cosa, questo non fa niente, ma la bellezza di un'anima di preghiera comunque trabocca, ecco, all'esterno in tante cose, nell'espressione del viso, nello sguardo, negli occhi, nell'esteriore della persona, nell'ordine, nella sana e santa bellezza che traspare da questa persona, quindi la pulizia, la modestia, il decoro, d'accordo? Quindi, traspare, si vede. E il demonio resta colpito come da folgore, frustrato nelle insidie che tenta di rovesciare questa. Se la nostra preghiera ha un tasso elevato, un tasso anche qualitativo elevato, non solo quantitativo, d'accordo? Il demonio non può nuocerci. Dove c'è la vita di preghiera, cioè, dobbiamo sempre fare un discorso molto semplice. Il demonio esiste, sì, il demonio è forte, sì, ma il demonio è forte con i deboli e il debole con i forti. Gesù Cristo al demonio se l'ha messo sotto i piedi, e la Madonna pure. Se la mia anima sono piena di Gesù Cristo e della Madonna, ma come fa il demonio a entrare dentro la mia anima? Cioè, è chiaro questo qui, no? Se fosse quello il contrario, uno dovrebbe semplicemente sbaraccare baracche e burattini e cambiare, per me che sono prete, cambiare lavoro, chiamiamolo così. E per uno che è cristiano cambiare fede, perché cioè se io sono in balia di quell'animale, di quella bestia che è il demonio, senza possibilità di difesa alcuna, d'accordo? Cioè con tutto quanto il marasma che sta facendo in giro, con tutte quante le smargiassate che sta facendo, perché gli uomini stupidi gli consentono di farlo, non certo altro che questo, la libertà che Dio gli concede è proporzionata al potere che gli danno gli uomini. Altrimenti sarebbe sbattuto all'inferno se noi uomini non gli dessimo tutta quanta il potere e l'importanza che gli dia. Ecco, quando qualcuno dice: senti, io questo me lo voglio levare dai piedi, non lo voglio più vicino a me, cioè, cosa devi fare? Prega bene e prega tanto, eccomi, e tu te ne devi andare. Tu te ne devi andare. E se ne va. Ecco, concludiamo. Grazie a Dio siamo rimasti con i tempi, con il capitoletto centrale,
Bellissimo, Luisa umiliata sempre con Cristo. Allora, qui ecco. L'umiliazione è una delle cose da cui gli uomini rifuggono più di ogni altra cosa. L'umiliazione, la mortificazione, ecco. Le brutte figure, tutto quello che noi vogliamo, no? I rimproveri, le partacce, ecco, le correzioni. Sono proprio le cose di grazia a cui gli uomini non ridiscono. Si offendono, si alterano, si ribellano, si difendono, si impermalosiscono. Questo dimostra quanto siamo, se si può dire ancora una volta in senso etimologico, come sinonimo di stolto, ma in italiano, ecco, usiamo il termine stupido, ne siamo proprio stupidi. L'umiliazione, quanta umiliazione subisce l'anima con Cristo? E per amore di Cristo, con Cristo e per amore di Cristo, quando arriva qualcosa, ma subito immergi, ma Signore mio, ma grazie che mi fa questo onore, ma quanto t'hanno umiliato a te che sei l'unico umile, io non sono umile manco per niente, speriamo questa umiliazione mi faccia diventare un po' più umile, no? Il Signore altrettante volte la esalterà, e questa esaltazione la farà continuamente innanzi a tutta la corte celeste, presso gli uomini ed infine innanzi agli stessi demoni. Ma guardiamo la Sacra Scrittura qualche giorno fa, perché io vado a messa tutti i giorni, c'era l'episodio di Acab, no? Il re di Israele, marito di quella donnaccia perfida e satanica che era Gezabele, no? Questa Gezabele che questo si era messo in testa che voleva la vigna di un poraccio, di Nabot, e questo gli aveva detto che non gliela dava perché era la vigna dei padri, Gezabele dice, ma te la do io, non ti preoccupare. Chiama per testimoni falsi per fare un processo a questo qui e questo viene ammazzato. Dopodiché chiama la madre e dice guarda che Nabot è morto e va a tappiare la vigna. Proprio mentre sta entrando la vigna arriva Elia, fa sorpresa, cucù, che stai a fare qua tu? Che fai? Non ti basta che hai ammazzato una persona perché è lui il mandante, no? Perché Gezabele l'ha fatto per lui. Adesso gli usurpi anche? Bene, carissimo, adesso mo ti dico io quello che va a succedere. Dio ti farà, ti stecchirà a te e a tutta la tua discendenza. Dicono poi i testi sacri che Nabot comincia a digiunare, si copre di sacco e dorme coperto nel sacco e si umilia davanti a Dio, fa penitenza. Dio interviene e dice, guarda un po' come si è umiliato Nabot, hai visto? Per quello che ha fatto non farò piombare la sciagura sulla sua casa finché lui è vivo, dopo che è morto. Tanto grande è la forza, la potenza, come dire, del nostro umiliarci davanti a Dio. E gli uomini che stanno invece sempre a tronfamente impettirsi, insuperbirsi e credersi chissà chi o chissà che cosa, e guai se qualcuno gli dice mezza parola, succede la fine del mondo. Perché a parola siamo tutti bravi a dire che siamo peccatori, certamente. D'accordo? Io ho tanti difetti e faccio tanti peccati, però quando te ne dicono uno, ecco, te lo fanno notare, a volte anche in malo modo, fanno qualche partaccia, meglio ancora, peggio per chi l'ha fatta, ma meglio per chi la riceve se te fanno una partaccia. Apri di cielo, succede il finimondo, te pianto un muso che dura 2 mesi, offendo e non c'è niente né di cristiano né di soprannaturale in questi comportamenti. Se vogliamo essere esaltati, i potenti rovescia dai troni e innalza gli umili, ha cantato qualcuna. Ecco, se vogliamo essere esaltati dinanzi a Dio, procuriamoci di stare sempre umiliati con Cristo, rallegrandoci immensamente quando siamo umiliati a causa di Cristo, per amore di Cristo, e viviamo questa umiliazione con Lui e per amore Suo. Grande sarà la nostra esaltazione anche davanti ai demoni, perché i demoni sono due cose che non le fanno, non si umiliano e non ubbidiscono. E l'umiltà e l'ubbidienza, questa coppia di U benedette, queste sorelle gemelle, ecco, sono due martelli dirompenti che spaccano la testa agli spiriti ribelli. Grazie.
tutti gli scritti di Luisa, Santa Vergine Maria, tutti questi sono profondamente mariani, tutti, a partire dallo spirito di profonda preghiera, l'adorazione eucaristica, la presenza di Gesù nell'Eucaristia, dinanzi a cui dobbiamo investire tutte le nostre migliori risorse, e poi l'umiliazione. Quante umiliazioni tu hai subito e vissuto nella tua vita terrena? Basta pensare soltanto, no? Umiliazioni, ecco, da parte, in occasione dell'Annunciazione, no? Hai cominciato ad essere incinta e ti sei beccata al sospetto di essere chissà che cosa, che solo la santità di San Giuseppe, insomma, da poi risparmiato, no? Alla nascita di Gesù, umiliazione che in momenti partorivi per strada, e poi raminga in Egitto, e poi quando Gesù è diventato grande, sicuramente, no? La madre del pazzo, la madre del demonio, dicono i Vangeli, la madre del falso profeta, tutte queste robe e quest'altra, continuazione, non parliamo del bel repertorio oggi a venerdì che anche contro di te è stato rivolto sotto la croce. Non si possono proprio neanche pensare a certe cose senza, ecco, mantenendo la calma e la pace della divina volontà. Ecco, l'umiltà è la dote preziosa dei tuoi figli e dei discepoli di Gesù. Ciò da cui il mondo rifugge è per noi tesoro preziosissimo. Ecco, e aiutaci sempre a considerarlo tale e ad abbracciarlo con tutto l'amore che possiamo. E la divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti e ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.